con immenso piacere ricevo Mimmo Cosentino in rappresentanza di Radio Amica in Blu. Vorremmo vedere il viso dei cronisti del sabato e della domenica, quindi Tommaso Violi, Vincenzo Tarzia, appunto Mimmo Cosentino, Sigfrido Parrello, Marco Chiappetta, Gian Pasquale Regino e altri eventualmente presenti, ma non credo ci siano perché le distanze, appunto, come diceva Antonio, impongono qualche rinuncia questa sera. Sì, diciamo che non so se c'è qualcun altro che ci è sfuggito in platea, non so, si può chiaramente avvicinare, volentieri gli daremo spazio qui sul palco. Sono le voci, alcune delle tante voci che dalla Calabria praticamente raggiungono tutti gli sportivi, tutti gli appassionati del calcio dilettantistico calabrese, ognuno cioè, manca Sigfrido. Allora ti faccio parlare con loro velocemente, così gli farai sentire la voce abbinata al volto e naturalmente tu li conosci molto meglio di me. Vabbè, ognuno si presenta singolarmente mentre aspetto Sigfrido Parrello, non è che sarà scappato via perché è un guaio se no. Intanto Mimmo Cosentino, poi via via voci non più conosciute ma quelle che si fanno sentire di più, diciamo. Beh, io vi mando la voce da Davoli e da Montepaone. Vincenzo Tarzi da Soverato, Marco Chiappetta, Montalto, Rende, quest'anno anche Corigliano. Ah, Antonio mi ricordava il mio motto, come inizio sempre le partite, con Popolo di Stadio Radio. Ciao Pasquale Regino da Trebisacce. Tommaso Violi da tutta questa zona, Bovalino, Locri, Siderno, Bianco, sono tutti con me. Branca Leone. Buonasera a tutti. Li congediamo già.